Registrazione avviata, signori. Il team è il seguente. Indovinate un po', è sempre il solito. Meravigliose statistiche, 77 di attacco. Ho menato un po' di Solrock anche a sto giro. Velocità 76, quando diventerà Armaldo, tanto diventerà un paracarro e starà fermo. Parte la sfida di Carletto Fantallenatore, ma questo è Ancelotti. Beh, gestibile comunque dal mio punto di vista, no? Molto bene. Sala precisione, non c'è problema. Il nostro roccio tomba con 95 non fallirà mai. Why are we still here? Just to suffer. Pigro. Oh no. Tu lo paralizzi, perché la... Il volante è fisico. Ok, cioè, quindi questo è il danno che io ho subito da un Wigglytuff che mi ha fatto sdoppiatore. No, cioè... è finita. Run. Nabo! 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 E se io ho avuto problemi con Wigglytuff... Cioè, se ci pensi... Con Slaking potrebbe degenerare la situazione, no? Mi sto cagando addosso. Ma perché tutti con iperpozione in questo luogo? No, hai missato, Fra. Hai commesso un errore grave. Dentro ad affrontare il pazzo. Pokémon più forte. A me questa cosa non sembra sala confusione. Mi sembra sala tentato omicidio. Non sto piangendo, ho molta paura. Ma vediamo come andrà a finire. Il suo primo Pokémon è Spinda. E le lacrime iniziano a farsi copio. Ah, secondo quale logica tu hai appena fatto strampadanza? Secondo la logica che schiatti al prossimo turno. Ma lui sicura. Oh Cristo, tutti i giochi Anorit. Va bene, ho avuto difficoltà con uno Spinda. Ma proseguiamo. 5% di possibilità di fallire, ne fallisce 3. In questa generazione ha 80% di precisione roccio tomba. Ti dirò, hai ragione. Incredibile, pazzesco. Lui ciondola. Lui ha la super bacca sgravatissima. È finita. Mi finisce protezione. Brutto colpo. Bustati. Pazzo. Hai giocato la pozione, eh? Non lo usare di nuovo. Sì. Bravo Anorit. Bravo Anorit. Eroe nazionale. E ora manca proprio lui. Oh no, oh no. Dimmi che non c'ha panciamburo, ti prego. Metà vita. Oh sì, oh sì, oh sì. È proprio Daniele Betto che esulta insieme a noi facendo la sub con Amazon Prime a questa vittoria, che scriverà la storia del mondo Pokémon. La scriverà, la sottoscriverà e ci farà anche una postilla con tante di bibliografia. E guardatelo qui, Anorit, innanzi a nostro padre. Anorit, che vince sicuramente il premio peggior backsprite della generazione. Occhi che guardano me e non l'avversario. Incredibile. E quindi si prosegue. Si prosegue nei meandri della storia. Devo controllare il sesso di Anorit. Non perché io voglia fare sesso con Anorit, grazie Ricky per i 100 bit, ma perché devo bridarlo. Oh fuck raga, è vero, è maschio, non posso bridarlo. Beh signori, confermo che non avremo 6 Pokémon alla Lega a questo punto. Vi sembra che io stia piangendo? Forza. C'è un'unica soluzione a tutto questo. Gulpin, buongiorno. No, lei sicuro 100% impara forza, perché lei è fortissimo. E quindi non ho alcun dubbio che Gulpin possa imparare l'MN04 che risponde al nome di forza. Oddio, davvero, non ci credo. Non me l'aspettavo. Affronta un po' di allenatori. Tanto Beautifly è il Pokémon più forte del mondo. Ma procediamo, affrontiamo questo fantastico karateka. Signor Vrelom, lei non ha alcuna speranza. Lei è totalmente ho trollato. Perché? Perché non so usare le mani. Mago del quiz di sto cazzo, mi dia uno strumento ragguardevole dal punto di vista tecnico. Palla fumo, gran allenatore. Beh, sono contento di avere dei fan anche a Doen. Le guance sono le prime a scottare. Falso! Questa informazione è falsa. Le mie spalle possono testimoniare a mio favore. Ci amiamo infinitamente. Il nostro amore riscalda tutta la regione di... Mi pare esagerato. A meno che tu non sia un Groudon. Mi sembra difficile. Oh, top 10 pescatori. Vieni qua. Oh, fuck. Limitazione. Aiuto!
aiuto! Beautyfly, svegliati! Rinsavisci! Limitazione, non siamo limitati a nulla, non esistono limiti all'ingegno umano. 200 IQ. Forza antica, che ti dirò? Essendo antica, sicuramente meglio di roccio, qualsiasi cosa è meglio di roccio tomba in questo frangente. Obliterato da Anorith. I coleotteri di Yodo sono tutti post-lega, eccetto Anorith. Penso ci siano un po' di errori. Si chiamava Caronte Marinaio, mi sono appena perso Caronte Marinaio? Tu non è che ti chiami tipo Beatrice, no? Oh no, ma c'è il posto più bello della regione. Sembrano esserci altre cabine. Oh, è Sherlock, ragazzi. Messaggio porto. Il famoso porto Dio. Oddio, ma guarda che camperati. Manda Beautyfly e Ninjask e distruggi questi esseri in mo... Non so premere i tasti. Che memiamo a fare, ragazzi? Accorrono per un ultimo saluto, ma vengono totalmente obliterati dalla potenza. Non sono lacrime, ragazzi, sto sudando. Fa molto caldo a Bologna. Qui nell'emisfero boreale fa molto caldo. Questo è palese, uno strumento nascosto. Molto bene, il fail è stato compiuto anche oggi. Io qua vorrei fare una top giocata, cioè levarmi dal cazzo. Avete visto? Avete visto la top giocata? Proprio lui! Emanuela Nuotatrice, manda in campo Wingull, ma qui te la gestisci easy, perché? Perché sei Anorith, il miglior Pokémon della storia. Vaffanculo, muori. In game, chiaramente, è una Medusa, non sto assolutamente promuovendo il genocidio delle Medusa. Non abbiamo nulla contro al più grande compositore di musica della storia del mondo Pokémon. Oh, livello 39. È proprio arrivato quel momento, allora. Lui dovrebbe darci tante garanzie. Ma è disgustoso lo sprite, il back sprite di Armaldo. Ma me lo ricordavo diverso. E là là. E voi chi siete? There is one impostor among us. E non riesco proprio a capire chi potrebbe essere quell'impostore. Sfida di... Proprio lui. Non fare mosse. Puro gelo di Magnemite. Vedete un Magnemite? Perché? Di Meditite. Ma che c'entra Magnemite? Ci manca solo Mastrolindo. Mastrolindo mi voleva baitare in una lotta in doppio. Con questo abominio possiamo staccare la stream.